Ciao, sono il 95, qui ci siamo su Clash of Clans, mi avete chiesto di fare video su Clash of Clans e io vi avevo detto quando sarebbe uscito l'aggiornamento. È uscito, adesso c'è il TH13, sono ancora il TH10 quasi massato, quindi non, adesso vi farò vedere. Però intanto vi dico le novità per chi non ha visto video, per chi non ha visto cose di TH13, vi dico le novità che ci saranno per il TH13, che io le ho viste quasi tutte, insomma. Allora, per il TH13 che comunque cambia l'estetica del municipio, cambia il livello 14 dei muri, ci sono i nuovi livelli per difesa, nuovi livelli per truppe, e nu una nuova difesa, un nuovo eroe a livello 13, il campione reale, Royal Champion, che arriva fino al 20, gli eroi arriveranno fino al 70, il sorvegliante invece al 50. Quindi ci saranno molti livelli. È uscito lo Yeti, una nuova truppa che con il TH13 non puoi sbloccarla prima. Io non ho ancora il drago elettrico, quindi prima di arrivare allo Yeti ci vorrà un bel po'. Però intanto sono progressato. Voi state vedendo il mio villaggio notturno, che sarebbe questo, che anche qui ho fatto dei buoni progressi. Poi in questo video comunque vi illustrerò le novità. E comunque stasera non è sicuro che ci sarà live, però comunque non ho altri impegni. Vabbè, aspettate un attimo. Va bene, scusate l'interruzione, ma c'è sempre qualcuno che mi interrompe. E basta, penso le novità ve le ho dette, le principali ve le ho dette tutte quante. Hanno fissato qualche problema, qualche bug che c'era. Poi c'è qualche aggiornamento opzionale per rendere il gioco migliorato. E un livello in più per laboratorio. Non lo so, poi di altro lo scoprirete giocando, se non vi posso. Cioè, vabbè, le maggiori cose ve le ho dette, quelle che ci sono in giro. Poi se ci sono altre novità, si scoprono giocando, che ti diverti anche a scoprire le novità. Vabbè, ci sono dei pacchetti in cui puoi acquistare cose e quant'altro. Ma pian piano faremo tutto avanti. Intanto, allora, nel villaggio notturno, come potete vedere, ho tutte le difese al 6. Al 6, a parte comunque i cannoni che lo portate al 7. Dall'ultima volta intendo, e poi il resto non so. Per il resto l'avete visto nei scorsi episodi. Spacca tutto al 7, tutte e due al 7. Le petale del 7, che non so se ve l'ho detto. L'eroe l'ho portato fino al 15. Nel laboratorio ho portato fino al cannone rotelle al 13. Adesso sto risolvendo per portarmi la strega notturna al 13, così pian piano tutte al 13, poi tutte al 14, che sarebbe il massimo per questo sala costruttore o laboratorio. L'eroe invece dovrei portarlo fino al 20, ho fatto già molta fatica a portarlo fino al 15, ma vabbè, costa tanto ogni livello, probabilmente ogni livello mi aumenterà di 100.000 di costo, ci vuole un po'. L'unico, cioè, il lato positivo è che non ti possono fregare le risorse, perché anche se tu attacchi non vieni deprivato delle risorse, semplicemente solo se vinci prendi qualcosa, se no non prendi niente e continui ad attaccare per prendere risorse. Mi mancano le ultime difese da potenziare, queste qua e i muri che costano 2 milioni di ciascuno, però potenziare con l'elisir, quindi va bene. Ho potenziato due torri da lanciere al 7, il bombe contrarie al 7, soprattutto al 7. Mi mancano le altre difese, quelle sto sviluppando praticamente in base all'ordine in cui le ho prese. Dopo ci saranno i doppi cannoni, fino ad arrivare comunque al cannone gigante da portare al 7, che sarà molto costoso. Come tutto del resto. Poi, se andiamo di qua, vedete che comunque i muri ne ho abbastanza preghidati dall'ultima volta. Ne ho quasi al massimo tutto l'11. Mi mancano praticamente 16 muretti da portare all'11. Costano 2 milioni e pian piano li sto sviluppando tutti quanti. Poi probabilmente vi farò il video in cui adoniamo. Farò il video in cui avrò portato tutti i muri e avrò fatto un po' più di livelli, perché adesso vedete che comunque sto andando avanti con l'elisir nero, semplicemente attacco per prendere l'elisir nero e anche con le risorse per prendere bonus in modo da sviluppare gli eroi, perché li devo livellare al massimo, poi ci devo arrivare al massimo. Erano al 30 e sto portando, cioè prima di cominciare a svilupparli, adesso sono già al 34, il Re Barbaro però sta arrivando al 35. Allora, niente, cosa posso dirvi? Cioè, adesso vi faccio gli attacchi e se prendo, vediamo se riesco a prendere un po' di risorse, anche perché nell'attacco normale posso prendere un bonus per 4, quindi prendermi quasi 10.000 di nero.
Non è male, oltretutto averlo anche in battaglia. Avendo l'aggiornamento invernale è uscito un nuovo albero, che è l'albero di Natale, quello versione azzurra, azzurra brillante. Niente, questo qua. Ne ho tutti e quattro, li ho tutti messi lì così, ce li ho tutti in ordine, così il prossimo anno metteremo il quinto albero. Non li ho messi in ordine perché spreco delle vanghe per spostare gli alberi e non cambia niente, semplicemente sono alberi, quindi li metto lì. Poi hanno messo in modo che tutti gli ostacoli che tu compri dalle decorazioni che metti, le metti, puoi mettere anche fuori dalla zona centrale del villaggio, perché così puoi costruire altre cose e non ci stanno in mezzo, ti danno fastidio, quindi le puoi mettere qua, vedi, da qua le metti all'angolo. Poi qualche decorazione l'ho messa fuori, ho levato qualche decorazione speciale di tipo compleanno, quelle c'erano delle cose in più, le ho levate. Nella zona artefatti ho tutti gli oggetti, a parte comunque una vanga che l'ho utilizzata per spostare l'albero nuovo di Natale, che l'ho messo qua. Questo qua probabilmente lo toglierò fra un po', perché tanto poi ne ho già uno, quindi non mi serve averne due dello stesso tipo. Infatti ne ho uno di ogni oggetto praticamente in giro. Non so se avevo dei doppioni ancora da spostare. Penso di no. E niente, vabbè, attacchiamo di qua. Subito nel villaggio normale. Non ho il revavero, quindi sarà un po' più difficile fare le stelle. Me ne bastano due, quindi spero di trovare un villaggio adatto per farvi due stelle e guadagnare recupero. Se no, le posso guadagnare anche per conto mio, dato fare un altro attacco per una stella, ma va bene. Ci bastano due stelle, dobbiamo fare solo il 50% con un municipio. Dovrebbe andare bene. Infatti adesso mi vedete che comunque, cioè, con la voce sto bene, vi sto spiegando un po' di cose. Scrivete nei miei commenti se il mio villaggio vi sembra abbastanza potenziato, cioè, non so, io comunque sto cercando di potenziare il più possibile. Questo è un municipio 9. Qua sta passando un municipio 10, non ha tutto al massimo, è un errore che sta facendo, però vabbè, cioè, noi ne approfittiamo per attaccarlo. Sfondiamo il villaggio e gli freghiamo tutto quanto, almeno il 50% con il municipio. Quindi attacchiamo dalla parte del municipio, possibilmente. Io attaccherei di qua. Attacchiamo di qua, entriamo. Vabbè, la batteria è al 5%. Mi sto registrando al limite. Io questo video avrei dovuto farvelo prima e caricarvelo alle 15. Solo che non ho avuto tempo, c'era... Non mi lasciavano fare il video, c'era gente che mi continuava a disturbare, non voi iscritti, e gente in senso familiare, che non mi facevano fare il video perché occupavano tutte le stanze. Io sto registrando in una stanza a parte, questo non è il mio solito posto di registrazione. Blocca tutto. Perfetto, 50% l'abbiamo fatto. Guarda lui che ha la skin del revavero di Natale, io non posso prenderla perché costa sempre 5,49 euro, grazie Clash Clans che dai le cose disponibili. Tanto qua abbiamo fatto un buon 70%, vediamo quanto riusciamo a fare, adesso la regina deve ancora sviluppare la sua abilità. A 34 è molto forte, però a 40 sarebbe meglio. Usiamo la sua abilità per buttare giù più difese possibili. Perfetto, vabbè. Non ci serve 100%, quindi anche se non l'abbiamo fatto, non importa. Anzi, sai che vi dico, il villaggio naturale non ve lo faccio vedere, tanto... Semplicemente un attacco che ho fatto, che farei con i cannoni rotelle. Possiamo evitarlo, dai, tanto non vi importa quello lì. Siamo arrivati praticamente 10 minuti. Perfetto, ricompense. Allora, quante ricompense che prendiamo? Eccolo lì, perfetto. Addestriamo il prossimo esercito, che è uguale a questo qua, perché è quello che usiamo con l'elisir, visto che l'elisir cerchiamo di sommiarlo, è quello che ci serve di più. L'elisir ormai è l'oro, l'abbiamo finito, manco solo questi 16 muretti e quindi dà meno importanza. Adesso devo arrivare a 155.000 di nero per arrivare alla regina 35
non è facile accumulare il nero, eh. Ero praticamente 3 giorni fa che ero 10.000 di nero, cioè 8.000 di nero, poco nero. Adesso a forza di attaccare ho accumulato un po' di roba, adesso con l'elisir potenziamo un muletto e con l'oro un altro muletto, così. Ce ne mancano solo 14. Poi la prossima volta sicuramente avrò ammazzato quei 14 muri. Infatti, se noi vogliamo, non possiamo portarlo al 12. Va bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like se questo è stato. Un commento. Condividete il giro. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. A presto.